Sottolinea perché è importante partire a parlare della legalità fin dai bambini. Perché è un vaccino. È un vaccino contro il nichilismo, e cioè dire l'assenza di valori che rischia sempre di più, secondo le analisi, di infiltrarsi nei giovani. I valori sono diventati altri che non quelli della legalità. Quindi dare fin da ragazzi questo riferimento mi sembra molto utile. Sempre stati. Adesso effettivamente per tutta una serie di motivi sono diventati più eclatanti, se ne fa più pubblicità. Voi che siete delle classi dovete cercare in qualche modo di far passare, ma voi soprattutto, aiutati dagli insegnanti, voi dovete dire di no a certe manifestazioni di violenza. Perché se c'è una persona che gestisce male il suo problema e gli altri gli vanno tutti dietro a pecoroni, il problema si risolve, secondo voi? No, anzi, se ne generano di altri. Allora, ancora una volta, è vero che in tutte le scuole, in tutte le classi, ma si dovrebbe andare avanti, in tutte le società, in tutti, eccetera, eccetera, ci sono delle persone che manifestano atti di violenza. Però queste persone non vanno lasciate sole, vanno aiutate con la forza del gruppo a capire che c'è un altro modo per... Sono due rebus, uno per la classe e uno per la maestra. Voi avrete dei disegni con delle parole che vi aiuteranno, cioè il disegno vi aiuterà a completare la parola che è iniziata e alla fine, quando completerete tutte queste parole, formerete una frase. Sono frasi di personaggi famosi che hanno morti e non, perché alcuni sono morti per la causa della giustizia, altri no, per fortuna, morti e non, che hanno appunto lottato per la giustizia. Thank you.
una specie di cervello dove c'è, ci sono tante parti, una parte tutta per i giochi, una parte tutta per scrivere. Per me internet è, come dire, una sorta di svago. Costa tanto internet. A me lo succede e vengono tantissimi virus. Chiamo il mio vago perché lui cioè, sa accomodare su tutto, diciamo. Cos'è questo progetto Troll? Beh, l'idea di aprire una possibilità di andare in internet a tutti i bambini, tutti, anche quelli che non hanno il computer adesso a casa, e creare un'occasione perché sappiano che cos'è internet, sappiano andarci, sappiano usarlo, soprattutto conoscano le regole. Allora abbiamo pensato di creare un portale per i bambini, quindi con una grafica bella, divertente, accattivante, con dei personaggi. Abbiamo trovato un nome buffo che credo piaccia ai bambini, si chiama Troll. E l'indirizzo ovviamente è troll.it. Il fattore ovviamente importante è il fattore sicurezza. L'idea è di creare un sistema, cioè abbiamo, la Regione Toscana ha già, che ha voluto questo progetto, ha finanziato un sistema di filtraggio per cui i bambini, che sono, è un'alfabetizzazione questa, no? I bambini potranno imparare a usare internet in uno spazio sicuro, protetto da un sistema di filtro efficace. E avranno accesso a una serie di, a una white list, quindi un elenco di siti scelti, molto ampio, che potrà essere incrementato via via che i bambini stessi lo segnaleranno, ovviamente filtrato da un'apposita struttura. Secondo me non succede niente. Un mio amico, ti voglio dire, è andato su un sito, praticamente c'erano tutte le donne nude. Una volta una mia amica di classe ha pigiato su un tasto e è venuto un programma porno. Alcuni siti che fanno sono proprio buttati via, o ti portano virus o ti fanno spendere soldi. Quando le mani bagnate sì. Pigio la corrente e muoio. Siamo partiti dai bambini, perché a noi ci interessano i bambini. Siamo andati a chiedere ai bambini, attraverso una serie di inchieste, con interviste, eccetera, che se conoscono internet, che cos'è internet per loro, che uso ne fanno, se ci navigano da soli o meno, e abbiamo visto che in realtà molti non lo usano, perché non ce l'hanno, perché non è così. Poi sappiamo che l'Italia, dico, ce lo dicono le statistiche, è un po' agli ultimi posti in Europa. E quindi, prima di tutto, i bambini che non lo usano, trovare un modo per farglielo usare. Quelli che lo usano, insegnargli le regole della sicurezza, sia per il rispetto della propria privacy che quella degli altri, per evitare le truffe, per evitare ovviamente relazioni pericolose. Principalmente ci occupiamo di lavoro scolastico, facciamo educazione alla legalità, l'inserimento di ragazzi contagiati che non rientrano nelle categorie protette, facciamo dei corsi di lingua per stranieri. Cioè, la nostra associazione è nata inizialmente perché noi siamo stati sempre molto a contatto con i ragazzi, soprattutto con l'animazione e con il recupero scolastico. Da lì è nata l'esigenza di proprio di creare proprio un'associazione, all'inizio era molto a livello spontaneistico e piano piano ci siamo specializzati. Poi c'è il discorso della legalità, infatti oggi siamo qui alla festa della legalità perché da 4 anni noi andiamo in Calabria a fare dei campi di scuola, cioè noi andiamo nelle piazze di vari paesi della Locride, chiamiamo i bambini e ragazzi e con loro facciamo animazioni attraverso il gioco e le regole e passiamo al concetto di legalità, quindi rispetto appunto alle regole. Un volontariato particolare, perché la mattina c'è l'attività nelle terre confiscate alla mafia, in questo caso a Corleone Caricatti, a fianco di una cooperativa che si chiama Lavoro in un Solo, è una cooperativa sociale che nasce dall'esperienza dell'ARCI nell'ambito della salute mentale. E poi invece il pomeriggio c'è il momento delle testimonianze, e questo è molto importante perché noi abbiamo preso atto di un vuoto di memoria che c'è nel movimento contadino siciliano, e quindi i nostri ragazzi hanno potuto apprendere tutta una serie di notizie, informazioni, pezzi di storia che non sono scritti nei libri scolastici. Che campi lavoro sono?
vacanze proprio. Sì, perché tutti dicono, tutti ci ringraziano e voi siete sacrificate le vostre vacanze, non è assolutamente vero. Queste sono le vacanze perfette perché si va in bellissimi posti e magari viste solo in cartolina invece ti rendi conto quanto siano veri. Cioè, no? Il mare è bellissimo. Il mare, poi comunque sono il volontariato a contatto con la terra è la cosa sicuramente più bella perché arrivi lì, sei il ragazzo sempre vissuto in città che magari ha visto le campagne così e basta, invece trovi a lavorare nella terra, a raccogliere le melanzane, a pelare le melanzane, a pulire. Da giugno a settembre 340 ragazzi toscani che stanno insieme agli 8 soci lavoratori della cooperativa è un momento di animazione, di socializzazione, ma anche un bel messaggio. La speranza c'è, lo presentano le cooperative. C'è tanta gente che ci diceva che cosa ci fate qua, ma, non, cioè, ma che non capiva e che non capiva proprio la frase tipo era, ma come, noi non lo facciamo, che stiamo qui tutto l'anno e dovete venire voi da Firenze. Però c'era tanta gente anche che ci fermava e ci ringraziava. Valle del Marro, Libera Terra. Si trova a Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria. La prima cooperativa calabrese che lavora su beni confiscati alla mafia, una cooperativa agricola, una cooperativa sociale di tipo B, gestisce all'attualità circa 60 ettari di terreni confiscati alla mafia. Sicuramente tanti sacrifici, tante rinunce, rinunce professionali, rinunce nella fase iniziale anche rinunce lavorative che ti potevano garantire molto di più. Tantissimi sacrifici, le giornate lavorative molto lunghe, abbastanza pesanti, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, comunque una situazione abbastanza difficile, complicata ecco, da portare avanti. Tante soddisfazioni anche, tante piccole soddisfazioni, aver prodotto 5 referenze in soli 3 anni, partendo da una situazione iniziale di degrado completo dei terreni, è un bel risultato. Avere quest'estate circa 350 ragazzi, anzi 400 circa ragazzi che vengono a condividere questa esperienza, a vivere con l'esperienza del campo di lavoro su un terreno confiscato, è un altro segnale molto, molto forte, molto importante. Ancora tante piccole soddisfazioni, quelle di vedere tante persone del territorio che chiedono di poter lavorare in cooperativa, di poter fornire un servizio anche conto terzi alla cooperativa. Torni su e ti trovi la nostalgia di quelle persone, dell'accoglienza calabrese, eccetera, di tutto, del mangiare, del mare, eccetera. Torni su e dici, bene, ora io cosa posso fare qui per continuare ad andare avanti, no? Allora c'è chi attraverso le scuole organizza assemblee, organizza forum, che è stato fatto anche l'anno scorso, ci si continua a tenere in contatto con i ragazzi della cooperativa, ci si iscrive a giurisprudenza per approfondire il lato che ci hanno insegnato, e l'antimafia è una cosa dello Stato ma è una cosa anche sociale, allora fatto il sociale, fatto il volontariato, si può continuare per la via quella concreta. Far tornare in Toscana ragazzi e ragazze con una coscienza critica pervenziale, perché anche in Toscana abbiamo le mafie. Anche in Toscana ci sono le attività che portano profitto alle mafie. Spesso la politica non ha accettato questo, ha cercato di far prevalere la miopia. La mafia è toscana, è meglio non parlarne. Questi ragazzi quando tornano vogliono sapere. Allora, buonasera. Stasera abbiamo un pubblico più adulto, quindi si può fare dei ragionamenti un po' più complessi. Fui io a suggerire all'ottimo dottor Castagnini, quando si preparava il programma, di inserire fra i volti della mafia, oltre a quelli abbastanza conosciuti, militare, quindi le stragi, gli omicidi, a quello economico del quale ci ha parlato anche il console, con una riflessione molto bella secondo me, perché ci sono delle forme di criminalità, lei ha parlato delle contraffazioni, ma pensi anche al traffico degli stupefacenti, pensi anche al traffico delle donne, siamo in presenza di criminalità consensuale, cioè c'è chi offre il prodotto illecito ma c'è chi lo vuole. E secondo me il più grave problema di politica criminale è di vedere come si fa a rompere questo vincolo.
non si rompe con la semplice repressione e probabilmente si rompe parlando di legalità. Una volta mi è capitato, è capitato che arrivasse una persona che veniva indicata come il boss dei quartieri spagnoli di Napoli, e io ricordo che nel colloquio, che così affinammo anche col tempo, eccetera, a un certo punto lui mi diceva come era avvenuta la sua affiliazione, no? E la sua affiliazione, dice, era avvenuta così: quando aveva 9 anni giocava per strada, giocava a pallone nel quartiere, a un certo punto erano arrivati alcuni che dovevano scaricare un furgone di sigarette, allora c'era il contrabbando del biondo, le sigarette di contrabbando appunto, dovevano scaricare questo camion di sigarette e chiesero a lui di stare attento, dice, se vedi arrivare qualcuno per cortesia avvisaci. Attenzione, già qui, se vedi arrivare qualcuno, il che significa che c'era un linguaggio, un'intesa, anche questo ragazzo non apparteneva alla criminalità organizzata, no? Ma il qualcuno lo rileggeva immediatamente come l'altro nemico, che erano le forze dell'ordine. Quindi se vedi arrivare qualcuno, avvisaci. E alla fine del lui continuò a giocare a pallone, chiaramente, alla fine dello scarico delle sigarette, gli diedero 10.000 lire all'epoca, no? E voi immaginate questo 10.000 lire, il giorno dopo dice, io non ho aspettato che loro venissero a cercarmi, sono andato io a cercare loro e ho detto, avete bisogno per caso di qualcuno che vi avvisi se arriva qualcuno? E dice, la mia affiliazione è avvenuta così. Dopo gli anni, l'inizio degli anni 90, dopo la strage di Falcone, forse meno, i riflettori sono stati puntati sulla Sicilia e la Calabria è stata messa da parte, tenuta in disparte, un po' perché era una mafia ancillare rispetto a quella siciliana. E poi perché c'è un problema, che da noi non c'è grande pentitismo. Perché? Perché le 'ndrine si sposano tra loro, stabiliscono come nelle grandi dinastie i matrimoni e li stabiliscono i capi della. Sposandosi tra loro è difficile tradire il proprio sangue per un malinteso anche senso dell'onore che c'è. Quindi ci sono delle motivazioni precise. Là è dilagato il pentitismo per molte ragioni, non escluso questo, che non c'era il vincolo parentale. Qui che un po' questa 'ndrangheta che avesse forse è stata anche più anticipatrice, c'è sempre stato un rapporto molto gerarchico, molto rigoroso, molto forte, e ripeto, soprattutto hanno sempre curato a creare famiglia, e questo ha scoraggiato il pentitismo. D'altra parte, lei senza il pentitismo non li scova. La 'ndrangheta è anche caratterizzata da questo particolare collegamento del locale di 'ndrangheta con logge massoniche coperte. Considerate un luogo dove si possono incontrare riservatamente persone apparentemente non di 'ndrangheta, pubblici amministratori, professionisti, per svolgere meglio gli affari. Questo è dimostrato in vari processi Olimpia che ci sono stati a Reggio Calabria. Non deve scandalizzare il fatto che un prete vada in casa di un mafioso. Assolutamente. Come prete, permettetemi un riferimento a un brano evangelico, a Zaccheo. Zaccheo era mafioso. Zaccheo, che voleva incontrare Gesù, è salito su quell'albero. Gesù passa e dice: Zaccheo, scendi. Scendi, voglio venire a casa tua. E da quella relazione nasce uno Zaccheo nuovo. Negli ultimi 10 anni ci sono stati, tra minacce, attentati, a più di 500 amministratori pubblici. 500 in 10 anni sono una cifra immensa. Pensi al consigliere comunale di un paese di mafia che è stretto moltissimo da questa vicinanza, da questa promiscuità, diciamo, in certi paesini c'è questa promiscuità. È difficile difendersi, non sei in una grandissima città dove non ti si conosce, dove
stai nella moltitudine, là lo incontri al bar, lo incontri nella piazza, certe volte anche in chiesa. Con le forze dell'ordine, con la politica, la Chiesa condivide la speranza di un futuro privo di corruzione, di un futuro privo di abitudini devastatrici. Condivide il grande ideale della vita affinché sia rispettata tutta la vita e la vita di tutti, ma con strade e dinamiche diverse. Il cardinale Ruffini nel 1960 scrisse una bella lettera al segretario di Stato del Vaticano e chiedeva informazioni su questa mafia, dicendo: la mafia non esiste, è solo una invenzione dei comunisti, c'è semplicemente qualche forma di delinquenza abbastanza sparpagliata. Ma la cosa che ha destato il mio interesse è stata la seguente. Dunque, ci sono due fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, i quali non solo sono stati condannati per le stragi nel continente, non solo hanno ammazzato qualche cinquantina di persone, ma hanno ammazzato nel settembre del 93 padre Puglisi. Ora, si ebbe la fortuna di arrestare questi due fratellini al ristorante Il Cacciatore di Milano, un ristorante molto noto, nel marzo del 1994. Quando interrogammo i camerieri per sapere le frequentazioni, i camerieri li ricordavano perfettamente. Perché? Perché in questo ristorante dell'alta società che frequentavano, prima di sedersi a pranzo, in piedi dicevano le orazioni, si segnavano e dicevano le preghiere, cosa che un normale cattolico non fa per timore della gente. Allora io a questi capi mandamento, fra i quali ve n'era uno che aveva fatto 8 anni al collegio di Monreale, mi pare dei Gesuiti, prima di diventare mafioso, e che aveva anche lui la cappella, che è una delle persone più intelligenti che io ho incontrato in vita mia, allora gli chiesi come che mi risolvesse questo problema. Com'è possibile che uno che ammazza un sacerdote, ammazza tante persone e poi insomma, ha queste manifestazioni di religiosità? E tutti quanti mi dissero concordemente che il capo mandamento realizza la giustizia divina interna. Per cui l'ordine del capo mandamento, vuol dire di questo organismo, no, che riunisce varie famiglie, è il suo ordine realizza la giustizia divina interna. È uno spettacolo che racconta gli effetti distruttivi all'interno di una famiglia nel momento in cui si viene a scoprire la situazione debitoria del padre. Effetti distruttivi nel rapporto tra i genitori e i figli, tra moglie e marito, quelle che sono un po' le realtà dolorose e drammatiche di una famiglia nel momento in cui i figli hanno le loro esigenze. C'è una famiglia... Ecco! Questo è il piano di ammortamento relativo alla situazione di suo marito. Mi può stampare tutto? Ma mi pare che l'avevo già dato una copia anche a lui, no? Sì, che ora non si riesce a trovarle queste carte. E poi, sinceramente, in questo momento preferisco non lo coinvolgere Alberto. Infatti io l'ho fatta venire e gli è uscito. Se Dio vuole gli è uscito con Fabio. Non dedubiti, signora. Sarà il nostro segreto. Ecco, perché dilazionare i pagamenti con altre scadenze non è possibile, no? Signora, vede, siamo talmente in ritardo con il pagamento delle rate che dilazionarle ulteriormente io credo che non cambierebbe proprio nulla. E poi gliel'ho già detto, io purtroppo devo render conto alla mia sede centrale di Bergamo. Però se vuole, per darle una mano, così come avevo detto anche a suo marito Alberto,
potrei accordarvi un altro finanziamento, un altro prestito, se non che a quel punto rimarrebbe coperto quasi l'intero valore della casa. Come la... No, per carità, la casa, no. Signora, vede, io sto facendo di tutto per dare una mano a lei, a suo marito Alberto. Il precetto, il pignoramento, il sequestro dell'immobile e la relativa messa all'asta. Ma scusi, la messa all'asta di cosa? Ma di questa casa, signora, della sua casa. Ma com'è della casa? Non è possibile. Ma come fa a stupirsi, signora Teresa? Senta, io la potrei mettere in contatto con un immobiliare di mia fiducia, che nel giro di pochi giorni le acquista l'immobile al massimo del suo valore. Ma com'è? Scusi, vendere la casa? Che figura di merda. Fabio, che c'entra la figura di merda? Non mi ha rubato e tuo babbo ha ammazzato qualcuno, eh? Forse gli era meglio, guarda. Ma Marta, per piacere, non dire stupidaggini. Ma poi da Riccardo? Andiamo proprio da Riccardo e andare. Ecco, forse qui gli ha sbagliato. Ma chiamalo sbaglio, gli ha fatto una cazzata grossa come una casa. E comunque la sta pagando. La sta pagando sulla sua pelle. Sì, ma si paga anche noi però, eh? Perché il debito gli è anche nostro, eh? Oh! Ma qui siamo una famiglia. Se uno gli sbaglia, e sia io, te, il tuo fratello o il tuo padre. Amici, sono una giornalista e faccio la moderatrice di questo dibattito. Partecipanti sono il vice capo vicario della Polizia di Stato, il dottor Luigi De Sena, che è qui accanto a me, Don Alessandro Santoro, dottor Lelio Grossi, che è il presidente della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura, maggiore, vero? Sandro Santioni, dell'ufficio del commissario straordinario per il racket e l'usura, il dottor Filippo Ferri, che è il capo della squadra mobile di Firenze. L'uso delle carte di credito, l'uso delle carte di credito revolving ora va di moda. Ma basta rilevare dai giornali, leggevo giorni fa nella stampa, che l'uso della carta revolving, che è quella in cui si dà la possibilità di riutilizzare il credito ogni qualvolta si fa un versamento, il tasso medio è del 20% circa. Vi rendete conto? Uno che si indebita e deve pagare poi un tasso del 20% difficilmente riuscirà a coprire nuovamente quell'esposizione che ha raggiunto. Poi si parlava delle finanziarie. Le finanziarie, gli viene consentito l'applicazione di un tasso che non è considerato tasso di usura fino al 25%. Qui lo Stato dovrebbe rivedere il tasso base. Proprio nei giorni scorsi è venuto a trovarmi un signore, mi è stato mandato da un amico che aveva una palestra dal 1981 e che per una serie di infelicissimi rapporti con la banca, quando lui e il socio hanno deciso di comprare il fondo e di ristrutturarlo, e forse anche qualche profilo di truffa, almeno io ce lo vedo, lui ha perso tutto e soprattutto ha perso la pace. Quando vedevo la signora che si agitava nelle pillole del vostro spettacolo, io vedevo lui è ridotto a una persona pallidissima che non riesce neanche a guardare più negli occhi gli altri, ha perso tutto, ha perso soprattutto la fiducia in se stesso e negli altri, è una persona completamente distrutta, l'unica cosa che lo aiuta è andare dallo psicologo. E questo è stato a causa di un rapporto che lui non ha saputo gestire, ma che forse nessuno avrebbe saputo gestire, con una delle più importanti banche italiane, la Banca Nazionale del Lavoro, nella quale ha trovato anche degli aiuti, ma anche delle persone che l'hanno letteralmente accoltellato. Ecco, io vorrei sapere, nell'esperienza di Don Santoro, che cosa accade anche a chi si rivolge alle banche, non soltanto alle finanziarie. Io vivo in un pezzetto di città, qui a Firenze, che per fare una fotografia, per capire subito, ecco, un po', vive con un reddito medio a persona di circa 600 euro al mese. Allora capite che se questa è la situazione dal punto di vista reddituale, come è facile poter trovarsi nelle situazioni in cui ci raccontava Franca prima, e le situazioni che abbiamo visto rappresentate in pillole poco fa. Tutto questo dentro un sistema creditizio che
purtroppo legalizzato, ma che a cui è permesso di fare attività illegali in maniera legale. Pensate che in questo pezzetto di territorio, infatti 10.000 persone, nell'anno 2007 sono arrivate nella mia cassetta della posta, perché anch'io vivo in questo quartiere, vivo in un appartamento popolare, quindi più o meno respiro le cose che respirano tutti. Ho fatto i conti con 24 pubblicità in un anno, 24 pubblicità brochure di finanziarie che sono arrivate durante un anno, e con un linguaggio così suadente che se io non fossi stato così ormai abituato dalle cose, dalle situazioni che vivo ad essere diffidente, probabilmente anch'io per la mia comunità avrei provato a sentire cosa queste banche, cosa queste finanziarie proponevano. Come legalità, la vitamina L nei prodotti che abbiamo consumato, il cibo che abbiamo mangiato stasera alla cena con oltre 800 ragazzi, il concerto della legalità, sono testimonianza di come è possibile su questi temi convivere insieme delle scelte significative, coraggiose, che fanno cambiare le cose. Partendo proprio dai giovani si può sperare nel nostro futuro. E credo, mi sembra che la festa sia il momento culmine, il clou della nostra giornata, il momento migliore, forse più appropriato per i giovani per esprimersi nella loro testimonianza, ma anche nella loro gioia di esistere, di vivere anche su questi problemi. Meravigliosi tamburi e bidoni che suonano, è difficile riprendere concentrazione. Vi prego 5 secondi di silenzio, perché sul palco sta per salire un attore straordinario che è qui con noi stasera, che voleva aprire con la parola, oltre al suono e alle immagini e alle parole che scorrono sugli schermi. E quindi io vorrei veramente un grande applauso per una breve lettura, un breve inizio che faremo a Marco Columbro! Grazie! Sta per nascere! Non sgravare qui, non siamo organizzati. Boni, state buoni, buonasera a tutti ragazzi. Grazie ai Bandao che ci hanno scaldato il cuore e l'anima oltre al fisico, perché qua devo dire che siamo in una surgelata, qui sono surgelati, lo sapete voi, no? E siamo anche noi di Baccalatra un po'. Sì, ho capito, grazie mio cugino. Dunque adesso vi leggerò due brani brevissimi che riguardano l'argomento per il quale siamo qua questa sera. Il primo brano è tratto da Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone e Marcel Padovani. Si muore generalmente perché si è soli,
o perché si è entrati in un gioco troppo più grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato, che lo Stato non è riuscito a proteggere. È finita, eh? Questo secondo brano è tratto da Gomorra, edizioni Mondadori, di Roberto Saviano. Sono nato in terra di Camorra, nel luogo con più morti ammazzati d'Europa, nel territorio dove la ferocia è annodata agli affari, dove niente ha valore se non genera potere, dove tutto ha il sapore di una battaglia finale. Sembrava impossibile avere un momento di pace, non vivere sempre all'interno di una guerra dove ogni gesto può divenire un cedimento, dove ogni necessità si trasformava in debolezza, dove tutto devi conquistarlo strappando la carne all'osso. In terra di Camorra combattere i clan non è lotta di classe, affermazione del diritto, riappropriazione della cittadinanza, non è la presa di coscienza del proprio onore, la tutela del proprio orgoglio, è qualcosa di più essenziale, di ferocemente carnale. In terra di Camorra conoscere i meccanismi di affermazione del clan, le loro cinetiche d'estrazione, i loro investimenti, significa capire come funziona il proprio tempo in ogni misura e non soltanto nel perimetro geografico della propria terra. Porsi contro i clan diviene una guerra per la sopravvivenza, come se l'esistenza stessa, il cibo che mangi, le labbra che baci, la musica che ascolti, le pagine che leggi, non riuscissero a concederti il senso della vita, ma solo quello della sopravvivenza. E così conoscere non è più di una traccia di impegno morale. Sapere, capire diviene una necessità, l'unica possibile per considerarsi ancora uomini degni di respirare. Grazie, buonasera e bravi per tutto quello che fate, siete straordinari. Cosa ne pensi delle cooperative che utilizzano in modo sociale, socialmente, i beni confiscati alla mafia? Mi sembra... Fanno bene, sennò che ci facciamo? Penso così. Non ci avevo mai pensato prima. Sembra una bella idea. Ti piace? Cioè, potrebbe essere per te un'esperienza riuscire ad andare in un campo di lavoro, ad esempio a Corleone? Anche in questo caso si dovrebbe essere molto più tipo pubblicità su queste opportunità, perché la conoscenza in questo ambito è assolutamente assente. Cioè, se già un concerto è un evento pubblico e l'unica cosa che sappiamo è che c'era sto concerto, però non sapevamo che ci fossero discussioni, dibattiti, conferenze, cooperative anche, diventa difficile cominciare a avvicinarsi a questo tipo di realtà. Già questo sembra una cosa pubblicizzare di più, anche perché ci saranno un sacco di persone, secondo me, che sono interessate a fare cose del genere, soprattutto in altre parti d'Italia che non siano la Sicilia, nel senso che non è un problema solo del sud Italia, come spesso è descritto, ma è un problema generale, che va al di là dei confini regionali. Siamo a registrare una diretta per una sinergia con Radio Nova Radio per parlare della legalità e della festa della legalità. Senti, la radio cosa può fare? Uno strumento di informazione come la radio, secondo te, sulle tematiche come quelle della legalità, della lotta alla mafia? Ma credo che la radio può fare molto, è un mezzo di diffusione, è un mezzo per veicolare le idee.
è molto più diretto della televisione, molto più facile anche da comprendere in certi casi, e poi un film come 100 passi direi che aiuta molto a capire questa situazione. Bravissimo, ti volevo chiedere di Peppino Impastato, ma l'hai detto te allora. A posto? Grazie. No. Grazie a voi. Virgilia, come sei capitata qua stasera? Perché mi hanno detto che c'era il concerto gratis della Wanda Wardò, che non ho mai visto, quindi... Quindi non puoi stare a Firenze se non hai mai visto Banda Bacio. Giusto. Senti, più o meno hai capito che c'è una festa della legalità? L'ho capito appena sono arrivata qua, ho letto il cartellone. Che ne pensi del fatto che, ad esempio, dei terreni o dei palazzi che sono della mafia possono essere utilizzati dallo Stato oppure da cooperative sociali per fare laboratori con i giovani, per fare agricoltura sostenibile? Secondo te è una buona iniziativa? Sì, secondo me sì. Che alla fine che si fa con quello? Senti, te sei spagnola, mi hai mai sentito parlare di progetti simili magari in Spagna? A parte che voi la mafia non ce l'avete, ci sono altri problemi, però. Cioè, no, abbiamo altre cose. Fortuna la mafia, no? Fortunatamente o sfortunatamente, però. Cioè, non ho mai, finché non sono arrivata qua, non ho mai sentito parlare di questo contro mafia, tutto quanto, perché tanto lì non ce l'abbiamo. Va bene, ok, grazie allora. Buon divertimento e buona serata. Grazie. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso. Buonasera a tutti! Questa sera siamo zoppi perché ci mancano i 100 abbondanti chili di simpatia di rock and roll dell'Orla, che è a casa con una febbre devastante. Mi ha telefonato questo pomeriggio, ha bestemmiato 86 volte e mi ha chiesto di salutarvi tutti quanti, di farvi grandi auguri e di chiedervi di fare i cori al posto suo. Buon divertimento con la banda Bardo! Allora partiamo a ballare o a passeggiare, si parte in quella direzione, si cambia ritmo, grazie! Che sorriso mi fa, bevuto stralunato, mi doveva capitare. Riflettendo fra noi, la cosa che ci colpisce è che siamo un paese strano, c'è bisogno di festeggiarla la legalità, di proteggerla, di coccolarla. In altri paesi la legalità è una cosa naturale, normale, noi invece dobbiamo lavorare per crearla e difenderla. Un musicista cosa può fare? Un artista? Quello che facciamo stasera, cioè raccogliere la gente attorno a un dibattito, attorno a un'idea, e poi quella di presentare comunque la nostra vita come la vita di persone che hanno cercato la legalità, l'hanno trovata, si sono trovati una loro vita, si sono costruiti un loro futuro, un loro presente, un loro perché. Io auguro a tutti di riuscire a farlo, comunque questa è la strada da battere assolutamente. Ma un bilancio estremamente positivo, sono molto soddisfatto per la grande partecipazione di pubblico, soprattutto per i tanti ragazzi che hanno aderito a questa nostra iniziativa, la loro presenza, ma soprattutto la testimonianza attraverso i loro interventi e le grandi ospiti che sono venuti da ogni parte d'Italia, testimonia che questo nostro nuovo impegno sul tema della legalità è un tema premiante, dove i giovani sono e dimostrano una grande sensibilità, e noi siamo convinti che sia la strada importante da perseguire anche per il futuro. L'idea è quella di rilanciare il prossimo anno un impegno ancora più significativo, magari con una 3 giorni, dove tutti i temi collegati alla legalità, alla sicurezza, al problema dell'usura, al problema della violenza nelle scuole e a molte altre ancora possono diventare un ulteriore patrimonio di dibattito, di confronto e di suggerimenti per migliorare questa nostra società.